Eccoci con Stefano, piccolo critico per Quarta Parete che ha appena visto quale spettacolo? Cappuccetto Rosso e racconta storie. Ah, ci siamo un attimo inventati il titolo, in realtà mi sembra che si chiamasse Racconti dal Bosco? Racconti dal Bosco. Ok, senti, di cosa parlava questo spettacolo che hai appena visto? Cappuccetto Rosso e le racconta storie. E quindi la storia, chi è Cappuccetto Rosso? È quella bambina che andò sulla foresta raccontò le sue paure. Le sue paure? Di chi aveva paura Cappuccetto Rosso? Della notte. E perché aveva paura della notte? Perché pioggia, vento, lampi, così. Quindi allora lei... Stefano, guardaci, e guardaci. Poi il cuore si è raffreddato. Il cuore si è raffreddato? No, il cuore si è spezzato. E chi gliel'ha spezzato il cuore? La tristezza. La tristezza? Perché questa è la tristezza. Perché il vento, il lampo, le piogge fanno fare tristezza. Quindi, infatti così era la storia. Ma è una storia che ha un lieto fine oppure è una storia triste? È una storia un pochino triste. Senti, ma chi l'ha raccontata questa storia? È una signora che ha un tutto fucsia e stava su là e raccontava la storia sul libro. Ok, e adesso la signora non c'è perché lo spettacolo è finito. Senti, ma poi ho visto che vi hanno offerto qualcosa in un cesto. Cosa c'era? Il pane di Cappuccetto Rosso. E perché il pane? Perché lo doveva portare la sua nonna. E la nonna dov'era? Boh. Non si vede? Non si vede da nessuna parte. E cos'è che ancora manca in questa storia? Qualche altro personaggio manca? Quello che ha la pistola, il cacciatore. Il cacciatore manca. E come mai? Perché non c'era il cacciatore, quindi non c'era perché è una storia inventata da un altro. E il lupo invece c'era? Sì, era vinto e l'aveva vinto proprio con la Nutella e il lupo. Come una forma. Ah, ecco, quindi era... Forma, la ombra e basta. Ecco, era proprio un'ombra cinese. A me mi sembra un'ombra cinese. Ok, noi crediamo al tuo parere. Senti, ma questo spettacolo ti è piaciuto? Sì. E cosa ti è piaciuto in particolar modo? Mi è piaciuto che il cervo è rinato e così. Ma lo rivedresti? Ok, lo rivedresto. Lo rivedresti e lo consiglieresti? Porteresti qualche altro tuo amico a vederlo? Sì. Perché? Perché mi piace far venire i miei amici. Ok, quindi il teatro fa bene ai bambini? Tu sì. Che pensi? Io penso sì. Ok. E allora io ti ringrazio per questa critica approfondita dello spettacolo. Vuoi salutarci? Sì. Dici. Ciao. Ciao. Grazie a te, Stefano. Ciao. Ciao. Bravissimo.